Si è inaugurato nella Villa Medicea di Poggio a Caiano il nuovo allestimento della tavola raffigurante la Visitazione di Jacopo Carucci da Pontorme, un'opera di grande comunione, senso spirituale, ma che ha diviso anche un po' nel campanilismo dei cittadini. Come sempre, noi non ci sappiamo distinguere per questo, però mi pare che poi alla fine abbiamo trovato la quadra, come si dice, quindi si è trovata una collocazione molto bella, dignitosa e soprattutto mi pare che sia mantenuta viva l'attenzione a quella che è la chiesa che deve essere restaurata. In un Pontormo che proprio qui realizzò gli affreschi straordinari sotto quella volta del San Gallo nella sala di Leone X. Il suo collega, il sindaco di Carmignano, tutto a posto, non ci sono problemi, vero, di campanilismo? No, assolutamente no. Noi, io con Edoardo, insomma, ci sentiamo spesso. È chiaro che lui ha sempre fatto la sua campagna per poterlo tenere all'interno di Carmignano e, posso dire la verità, l'avrei fatta anch'io. Purtroppo un posto per la valorizzazione non c'era e quindi, insomma, è venuta qua. Però assolutamente la collaborazione è sempre giornaliera. Tra l'altro la stiamo organizzando altri eventi insieme, quindi No, va bene così. La Visitazione che doveva andare via dalla sua collocazione naturale, dove appunto ci auguriamo tutti che torni, però allo stesso tempo, adesso che è qui, certamente se ne è parlato tanto, se ne parlerà ancora tanto, e l'idea che possa essere un volano o comunque un motivo in più di attrazione per visitare questo luogo meraviglioso che è la Villa Medicea di Poggio a Caiano, dove ovviamente si visita la villa, si visitano le opere d'arte che sono contenute, si visita il Museo della Natura Morta che sta al secondo piano, e quindi ci aspettiamo che la presenza di un capolavoro assoluto dell'arte italiana possa dare un'ulteriore spinta alla frequentazione da parte di un pubblico più ampio di questo museo. Direi di approfittare senz'altro di questa occasione, di questo capolavoro, per visitare una villa incredibile, i suoi giardini, e finché, diciamo, fino a fine anno sarà sicuramente gratuito. Tempi per il restauro della chiesa di Carmignano e i fondi necessari. Il Ministero si sta impegnando per questo. E ci sono, insomma, prospettive. Sui tempi, certo, l'entità degli interventi, insomma, è consistente. Ci sono quelli sulla chiesa e quelli anche sul convento. Io darei la priorità ai lavori sulla chiesa, in modo che si possa rimettere a posto e anche una previsione di ritorno alla chiesa.